Ma dunque, Conte, proviamo un attimo perché arrivo lì, ma insomma, Conte diciamo, ha portato un suo pezzo per la credibilità di questa alleanza. La gente pensa questo, non dico Bersani. Adesso bisognerebbe che, cominciare da lui, provasse a dare un orizzonte a questa alleanza. Lì dentro ci sono dei partiti che ancora non hanno quagliato questo orizzonte fra loro. Punto. Diciamola com'è. 5 Stelle devono dirimere se vogliono essere la parte di un campo o se pretendono di essere un campo da solo. Vedo che sta maturando questa esperienza drammatica anche di governo, sta facendo maturare molte cose. L'altro, il resto è la sinistra, variamente spezzettata con le varie cose. Davanti a questa destra è sempre unita. È inutile che dico unità, ma l'unità c'è. In tutte le elezioni siamo assieme, in governo siamo assieme, per l'amor di Dio. Il problema è che quell'unità lì deve trovare una chiave espansiva. Bisogna metterci dentro una novità. È questo che io invoco anche il PD, che è il fratello maggiore di questo campo. E qual è Gli questa dico, ma il vostro orizzonte cos'è? Orizzonte PD? Per amor di Dio, ci sta dentro anche Orizzonte sì, ma PD. chi altro c'è? Mi Però fa perdoni. il Chi altro 20%. c'è? Qual è Oltre al la PD, novità? voi, poi c'è Renzi. Ma sì, ma c'è il mondo. C'è il mondo da andare a prendere. C'è il giro. Ci sono delle energie in giro. Perbacco, Ma quando votano a si destra svegliano, si molte. svegliano. No. Insomma, la destra, noi abbiamo tutti questi problemi sull'arco, abbiamo detto Conte, eccetera. La destra un Conte non ce l'ha, va Ce l'aveva. bene? Era addirittura Fino un a qualche duca. mese fa era lui. Quindi, ecco, non ce Però l'ha. Salvini, a parte gli Non scherzi, ha un sì, leader che oggi abbiamo ma visto secondo forte. voi perché adesso Berlusconi, diciamo, c'è tutto questo parlarsi, no, Berlusconi, perché ci sarà? No, non ci sarà niente. È Ha perché... detto che lei è tanto una brava persona, Ma Berlusconi. sì, ma Anche io lo ringrazio di questa cosa lui qui. lo è, no? Quello, ma sì, guarda, sul piano umano siamo tutti bravi, siamo qua che politica non Salvini è è più tutto. duro di Berlusconi in questo momento. Salvini e Meloni stanno facendo il gioco a scavalco su chi investe sulla potenziale rabbia che può esprimersi in questo paese in autunno. Chi la spara più grossa contro il governo? Berlusconi non ci sta dentro una cosa così. Io vedevo la faccia del buon Tajani il 2 giugno, mentre quelli facevano selfie via la mascherina e ciaone, era piuttosto imbarazzato, Senaldi. insomma.